sono qui presenti. La maggior parte li conoscete, il nostro preside, la professoressa Romano. Ci sono alcuni nostri ospiti, la dottoressa Sara, che è laureata in scienze dell'educazione, e Fabio, che avrete modo di conoscere poi più là. Perché questa presentazione fatta in questo modo, con questa canzone di Neck? Perché c'è una parola molto importante, ecco, fatti avanti, amore. Ecco, in questo senso, allora, sfogarlo sui social, ma lo sfogo vero è quando si trova di fronte a una persona con cui poter parlare. E l'altro tema che noi abbiamo messo in evidenza, la necessità dell'amicizia. Ora io mi fermo qui perché chi mi conosce, una volta che ho preso il microfono, poi non mi fermo più. Allora, vi voglio presentare. 17 anni sembra tutto possibile. Il mondo ai tuoi piedi, decidi tu cosa vuoi essere o diventare. L'impossibile sembra accessibile, padre. Ecco. Adesso avevo bisogno scusa, di. Scusa, rileggiamo il discorso che facevamo prima. Mio padre, mi dicevo. Dov'era mio padre? Bisogna adesso sempre più essere per apparire ciò che sei davvero. Bisogna continuare a sognare, imparare, crescere, amare e farsi amare. Fidarsi di se stessi e vivere la vita al meglio, perseguire il proprio essere, per apparire ciò che si vogliono sentire superiori. Ma perché in questi tempi l'apparire è più importante dell'essere? I ragazzi di oggi soffrono di solitudine ed evidentemente, apparendo come gli altri, che sia alcuna realtà lontana, diciamo, dalla nostra quotidianità. E invece molte violenze sono sempre più sottili fra di noi. E guardate bene che io ho parlato di violenza. Mentre la prof parlava di amore, io sottolineo questo termine perché noi sappiamo davvero che cos'è la violenza. È bello perché mi sento di potervi dare qualcosa di mio, però non è facile mettersi a nudo. La prima volta infatti è stato un disastro. I pianti, è un po' come buttare un po' fuori il sacco. Però non fa niente, non c'è nulla di cui avere vergogna nel dire e comunicare i propri problemi. Perché chi non ha problemi? Alla fine non c'è nessuno migliore di nessuno, siamo tutti belli perché siamo unici. Questa è la cosa più bella, sentitevi giovani. E ripeto, se io vi dicessi che uscendo da questo cancello che abbiamo qui davanti è tutto tranquillo, tutto pacifico, vi direi una grande bugia. Però vi dico anche che tenete presente l'iceberg, si vede la punta, e quindi la punta bella, e poi sotto c'era un mondo che poteva sembrare un disastro, e molte persone che mi stavano attorno questo disastro non lo percepivano. È vero che internet ci mette in condizione di relazionarci con l'altro, ed è bello avere tanti amici, è bello condividere i nostri pensieri, però è altrettanto bello che tutto quello che noi facciamo su internet lo facciamo in realtà tutta la sua vita. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché è vero che è lo strumento più bello che potevamo che l'uomo potesse inventare, però è altrettanto vero che dobbiamo fare un uso moderato, un uso critico di internet. E poi sarebbe anche bello che voi lo veniste a dire in qualche maniera. Per esempio, anche in classe mentre leggiavamo, c'erano fazzoletti che ci si passava, ed è insolito, guardate, vedere i ragazzi. Intanto, vabbè, una delle definizioni più belle, uno dei complimenti più belli che ha ricevuto l'autore, il protagonista, scusate, del libro, è stata prostituiva. E quando ha cominciato a capire, a realizzare che questa non era la sua vera misura, che la misura della sua vita era altra, ed era alta, con la stessa voracità con cui ha vissuto la prima parte, ha vissuto la seconda parte. E poi sappiamo, perché lo abbiamo letto il testo, sappiamo anche come apparentemente uno di voi sta quasi per inciampare, se non ha già vissuto questa triste esperienza dell'inciampo, si possa rialzare, consapevole che non si è soli, che la vita non è così avara da non donarti una persona che sia capace di regalarti questo sguardo profondo, capace di ridestare il tuo io. Innanzitutto voglio ringraziare la professoressa Romano per averci dato l'opportunità di riflettere su un aspetto importante della vita.
Fabio per aver avuto il coraggio di testimoniare un aspetto della sua esistenza che sicuramente ha messo a dura prova inizialmente un po' di appunti. Parlavo di educazione, ma soprattutto parlavo di diritti e di doveri. I doveri sono il rispetto delle regole. Disse che la responsabilità facilita il bene e rende più difficile e problematico il male, e che è stato più facile rompere i pregiudizi che rompere l'atomo. E sono sicuro che attraverso le giovani generazioni di riferire alla professoressa Romani, e mi sono chiesto perché il deserto. Quando si è giovani, soprattutto quando si è giovani, ha avuto seriamente davvero molto coraggio ad esporsi in questa maniera, perché sinceramente io non avrei questo coraggio. Cioè, proprio, no, non ci volevo anche provare, perché, però mi volevo veramente congratulare con te. Poi abbiamo parlato molto di apparenza, durante la lettura.